Io lo so che lo stavate aspettando. Non mi sono mica dimenticato, eh. Il punto qual è? Che tra calciomercato e la Juventus si sta muovendo e su Thiago Dalot abbiamo fatto una live ieri che secondo me è molto interessante, vi invito ad andarvela a recuperare, la trovate qui sopra nelle schede in cui siamo andati ad approfondire un pochettino il passato di Thiago Dalot e quelle che potrebbero essere le prospettive future in chiave Juventus. E le partite, dato che oggi siamo già in vigilia di Coppa Italia e quindi la Juventus dovrà confrontarsi con il Frosinone per avanzare, dato che ormai la Juve è una delle squadre più accreditate rimaste all'interno della competizione, e io parlo personalmente, opinione puramente personale, ma ho la volontà di portarmi a casa questa coppa, dovevo anche un attimino trovare i ritagli di tempo. E quindi, dato che l'andata è finita, e quindi questa tier list farà riferimento esclusivamente al girone d'andata della Serie A, dato che in Coppa Italia abbiamo giocato una partita, sarebbe ridicolo, secondo me, prendere in considerazione pure quella all'interno delle valutazioni, tier list di quelli che sono stati i calciatori migliori e quelli peggiori della Juventus all'interno della prima parte della stagione 2023-2024. Trovate il link della tier list qui sotto in descrizione, magari ve lo metto anche pinnato nei commenti se volete farla pure voi, poi volete fargli screen e taggarmi sui vari social, su Instagram nelle storie, su Threads, su Twitter, un po' dappertutto, e proverò a ripostare quelli che andranno a comparirmi, quindi fatemi sapere se siete interessati a fare questa cosa. Io ringrazio l'amico Bonu che ha creato questa tier list e l'ha spammata un pochettino su X, su Twitter, nei giorni scorsi. Dovevo soltanto trovare il momento giusto per prenderla in mano ed eccoci qua, siamo arrivati. Allora, io vi dico che ho già compilato alcuni posti di questa tier list nell'ultima categoria, che è la categoria chi sei, Goku non lo sai, in cui ho inserito quei giocatori che veramente non abbiamo mai visto o che sono stati squalificati in seguito a questa prima parte di stagione, quindi Nonge che abbiamo visto veramente per una manciata di minuti nell'ultima partita in Serie A, Pinsoglio che non ha mai esordito, Perin che ha giocato soltanto due partite dal primo minuto perché Szczęsny ha fatto le altre 17. Pogba non c'è bisogno di ricordarlo, De Sciglio ancora infortunato e Fagioli idem con patate per quanto riguarda Paul Pogba. Quindi io questi calciatori non ho modo di valutarli in alcun modo, anche se alcuni di questi, come Pogba e Fagioli, prima delle squalifiche, hanno comunque fatto una parte di stagione. E quindi io parto immediatamente dal capitano e parto già con una prima opinione che potrebbe essere polemica. Io Danilo lo vado a piazzare nella casellina che si chiama Insomma, perché da quando è tornato dall'infortunio io non ho più avuto quella sensazione di solidità che mi aveva dato Danilo in precedenza. Anzi, se vogliamo parlare strettamente di solidità difensiva, la Juventus la solidità difensiva l'ha avuta quando non c'è stato Danilo. Coincidenza? Dato di fatto? Chiamatelo un po' come volete. Ma Danilo, dal punto di vista strettamente difensivo, secondo me non è ancora al 100%. E anche Allegri l'altro giorno, secondo me, si è lasciato scappare una mezza frase in conferenza stampa. E da quanto ho capito, anche Danilo comunque ha fatto capire di non essere al 100%. Poi ci sono tutte le altre parti, come per esempio l'assist a Vlahovic. Ma io parlo proprio dal punto di vista difensivo. Quindi io lo metto lì perché conosco le capacità di Danilo, conosco le potenzialità di Danilo e secondo me può fare decisamente meglio. E partiamo subito forte perché Kostic va in proprio no. Quindi le prime due chiamate sono già nei punti più bassi della piramide dal punto di vista del rendimento. Proprio no perché, ragazzi, Kostic è stato un titolare vero e proprio della Juve tranne le prime due partite di campionato dove non ha giocato perché sembrava destinato a partire. E quindi da uno come lui ci si aspetta tanto, anche perché l'anno scorso comunque ha avuto un rendimento molto elevato e quest'anno invece sta sbagliando tutto quello che riesce. L'altro giorno vi dicevo, secondo me dovrebbe andare un po' al prato, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Secondo me il miglior Kostic non è questo e va assolutamente ricercato perché così non stiamo andando per niente bene su quella fascia sinistra. Invece voglio premiare Daniele Rugani con molto bene, perché Rugani quando è stato chiamato in causa è stato un giocatore che ha risposto presente, che ha fornito prestazioni e che ha anche segnato un gol con il Cagliari, che poi alla fine è risultato decisivo per via del pareggio del difensore del Cagliari, mi pare che si chiami Dossena, in extremis, partita che si è conclusa per 2-1. Rugani ha fatto molto molto bene in tutte le partite che ha giocato, eccezion fatta per quella partita con l'Inter, che poi gli è costata anche un po' la titolarità, complice anche il rientro di Danilo. Però Rugani si è dimostrato ancora una volta un giocatore super super affidabile. A segno anche in Coppa Italia, ma come vi dicevo, stiamo facendo un'analisi sulla Juventus.
Juventus. Rabiot lo metto in bene. Anche qua voglio essere un po' critico, ma credo che Rabiot abbia fatto nel complesso una prima parte di stagione migliore rispetto a quella di Danilo, decisamente migliore rispetto a quella di Kostic. Non ancora il miglior Rabiot, e quindi possiamo anche un po' scavare e pensare, sperare e pretendere che possa ripristinare uno stato di forma fisica maggiore. Rabiot sta facendo bene, è infatti nella categoria bene, però secondo me non benissimo. Una stagione bella ma che ancora non ha iniziato a ballare. E se riusciamo a fare ballare nuovamente anche Rabiot, allora vedrete che andremo sicuramente a divertirci. Milik io lo metto in insomma, però anche qui dipende come la valutiamo. Io ovviamente quando parlo di questi giocatori devo anche fare riferimento a quello che è il ruolo. Cioè Danilo è un difensore, voglio valutare la concentrazione nella fase difensiva. Milik è un attaccante, voglio considerare anche quella che è la produzione. Poi Milik non ha giocato tanto in stagione, su questo siamo d'accordo. C'è stata molto di più la coppia Chiesa-Vlahovic, c'è stato Ken anche nelle rotazioni, adesso sta entrando Yıldız. Milik non è un giocatore da primi minuti, è un giocatore più da ultimi, e in quello secondo me è meraviglioso ed è fondamentale. Però questo che cosa significa? Che va anche a perdere quella vena realizzativa e quella vena d'attaccante, che secondo me deve essere presente in una punta, a maggior ragione con la sua esperienza, che ha sempre comunque segnato un buon bottino di gol. La Juventus ha concluso questa prima parte di stagione con solamente 29 gol segnati, e da questo passano anche i gol degli attaccanti, che sono praticamente un po' più scarsi rispetto alle passate stagioni, e bisogna migliorare anche su questo. Quindi è un insomma di incoraggiamento, perché dal punto di vista della lotta, del cuore, dell'agonismo, io Milik non gli posso dire niente, dovrei metterlo nei top 3. Dal punto di vista di quello che deve fare un attaccante, secondo me si può migliorare tanto, e qui probabilmente figlio anche delle richieste che gli vengono che vengono effettuate da parte dell'allenatore, da parte di Allegri. Locatelli è un altro di quelli che farà discutere. Io me la sento di metterlo in bene, perché Locatelli è il classico giocatore, secondo me, da 6 più, perché non è quello che ti ruba l'occhio in questa Juve, assolutamente no, però è anche quello che ti aiuta a mantenere in piedi questa squadra. Nel calcio di Allegri è fondamentale un centrocampista con quelle caratteristiche, che interpreta la partita così, quindi in maniera molto fisica, e Locatelli fa esattamente questa cosa. Secondo me per crescere ancora di più ha bisogno di abbinare anche la qualità, almeno un po' più di qualità nelle giocate, ma è un discorso che ho già fatto mille volte. Poi se devo dire che Locatelli ha fatto una brutta stagione, per me è una bugia, ha fatto la classica stagione da bene, quindi da 6 se vogliamo, 6 più, ci fermiamo lì. McKennie è il primo che va nei top 3, perché McKennie è secondo me l'emblema di quello che... non so bene come spiegarlo, ma di quello che ancora mi fa innamorare di questo sport, che ancora mi fa dire che è bello. Cioè McKennie è proprio il simbolo di un calciatore, di un atleta che si rimette in discussione, che va a cancellare anche un po' quelle che sono state le sue stagioni precedenti, si rimette con concentrazione, con una mentalità diversa, e raccoglie dei risultati. Secondo me lo spirito di questa Juve è McKennie, che non è un fenomeno, non è Pogba, non è neanche Milinkovic-Savic, ma banalmente non è neanche Mkhitaryan, non è nessuno di questi calciatori, ma è McKennie, e mette tantissima intensità, tantissimo cuore, e non fa mancare niente, tantissima corsa, veramente. Secondo me se la Juve è lì, in quella posizione lì, tanto merito è anche di McKennie, e secondo me si merita la prima posizione della top 3. Voglio fare una sorta di podio in cui sono tutti al primo posto, non andrò a dire primo, secondo, terzo, quello non mi interessa, però McKennie lo metto lì. Chiesa lo metto in molto bene. Perché è partito forte Federico Chiesa, ha iniziato a tenere anche una media realizzativa che non aveva mai avuto in carriera, che era difficile mantenere, e infatti ce ne siamo accorti, perché poi Chiesa si è preso delle pause, ma per l'atteggiamento, la mentalità, la cattiveria agonistica che mette in ogni partita, Federico Chiesa è uno dei giocatori migliori di questa Juventus, secondo me è il giocatore più forte per valore assoluto di questa Juve. Se la gioca ovviamente con altri non è un distacco assoluto, ma è uno dei giocatori che mi fa battere di più il cuore. Se inizia a segnare anche con più continuità, e quindi a maciullare un pochettino quella che è la sua statistica in carriera, alla fine dell'anno lo troviamo nella top 3 senza se e senza ma. Dusan Vlahovic, bene, e anche qua qualcuno potrà avere da ridire, perché secondo me Vlahovic alcuni lo vorrebbero un po' più in alto, altri terribilmente più in basso, perché Vlahovic divide. Ne parlavo l'altro giorno, Vlahovic e Lukaku in questo momento hanno la stessa media realizzazione, quasi, diciamo che quella di Vlahovic è leggermente meglio perché ha circa 300 minuti in meno e un gol solo segnato in meno, ma ha più assist rispetto al belga. Vlahovic ha anche sbagliato un paio di rigori, quindi
ad oggi sembra andare nella direzione di Lukaku sì, Lukaku no, Vlahovic sì, Vlahovic no, bene o male non doveva cambiare tanto dal punto di vista del rendimento, anche se è un paragone ovviamente impossibile da fare così, si fa per parlare. Però la media di Vlahovic non è fenomenale, non è eccellente. E Vlahovic per gran parte della stagione, anzi di recente, è stato un problema per la Juventus. Ora è tornato con un'altra mentalità e bisogna fare la media di queste 19 gare di campionato. Vlahovic ha segnato 7 gol, che non sono pochi, ma non sono neanche tanti. E Vlahovic è un altro di quelli che deve migliorare, e tanto, dal punto di vista realizzativo, perché è il centravanti titolare della Juventus. Ed è giusto che sia così per qualità, bisogna anche cercare di andarsela a prendere con maggior forza questa Juventus. E tutto passa dalla testa di Dusan Vlahovic, perché è un calciatore molto morale. Moise Kean, lo metto in insomma, perché quando ha giocato secondo me era giusto, perché era più in forma degli altri, stava meglio, ha fatto anche delle partite discrete, mi ricordo quella col Milan a San Siro dove fa espellere Ciao, quell'episodio che poi ci porta, no, alla vittoria col gol proprio di Locatelli. Però Moise Kean non ha ancora segnato in campionato. È il discorso che facevo prima per Milik, no? Cioè Kean non ha ancora segnato in campionato. Poi è ovvio che ti dà tanto anche lui dentro la partita dal punto di vista del sacrificio, tutte quelle cose. Però troppo poco, come Milik, sono punte, sono attaccanti, non hanno fatto gol. Ora si parla di un'uscita di Moise Kean, poi magari ne parleremo con un po' più calma e non andiamo a mischiare le cose. Però Kean sicuramente oggi ha perso anche delle gerarchie all'interno delle rotazioni per l'esplosione di Yıldız. E quindi questa cosa è un po' problematica per lui, che secondo me si merita l'insomma. Io metto insomma anche Weah. Io lo so che tanti sono innamorati già di Weah. A me stimola, devo dire la verità. È un giocatore che apprezzo per caratteristiche. Però ancora gli manca qualcosa. È la prima stagione nella Juventus, non aveva mai giocato per questi obiettivi, quindi con calma, secondo me ha delle doti interessanti che sono un po' nascoste e che andranno un po' a sciogliersi come il ghiaccio con il passare del tempo. È ancora giovane, ancora tempo. Per il momento è insomma, ma non è una bocciatura definitiva, è soltanto una volontà di vedere come si evolve un pochettino la sua carriera. Nicolussi Caviglia ha giocato poco, ma per quel poco che ha giocato io lo metto in bene, soprattutto perché ha giocato da titolare al Derby d'Italia. E non era una roba da poco, giocare lo scontro diretto contro quest'Inter da titolare. Bene o male, nelle partite in cui è stato impiegato non ha fatto malissimo. Poi è ovvio che oggi non stiamo parlando né di Pirlo, né di Modric, né di quei registi lì. Ha un bellissimo piede e deve crescere, anche se anche lui non è proprio più giovanissimo come Nonge, come Yıldız o come Huijsen, che è passato alla Roma e ha perso un po' di tempo per via di un brutto infortunio. Adesso si sta anche un po' riprendendo la sua rivincita su quello che è stato il calcio e avrà la possibilità, secondo me, in stagione di trovare dei minuti, del minutaggio, perché l'erede di Locatelli, anzi più che l'erede, l'alternativa di Locatelli è proprio lui, anche perché oggi la Juve non sembra interessata o intenzionata ad andare sul mercato a fare un centrocampista. E questa è un'opportunità sia per Nonge, che è nei Kissei, sia per Nicolussi, che è nei bene per quel poco che l'abbiamo visto. Szczęsny è un altro di quelli che metto nella top 3. E anche qua, apriti cielo, ci potranno essere mille commenti a favore e mille contro, ma è normale, quando si parla di opinioni soggettive su 19 partite, è normale che sia così. Una grande, grandissima serata nera a Sassuolo, che è stata poi anche l'unica sconfitta della Juventus in campionato a Reggio Emilia, e poi tante grandi risposte, tante grandi parate, tanti clean sheet anche, e anche tanti punti che sono passati da quei guantoni lì. Quindi io Szczęsny non posso non metterlo nei top 3, perché mi sembra un altro di quei leader di questa Juventus, tutte le volte che ha parlato l'ha fatto capire, di quelli che parla poco ma che quando parla ti comunica tanto, ma soprattutto quando gioca ti fa capire perché ci sono anche dei giocatori che sono fondamentali come Szczęsny all'interno degli spogliatoi. E l'ultimo top 3, così andiamo a completarlo, è Andrea Cambiaso, perché è un altro dei simboli di questa Juventus, proprio come McKennie, quei giocatori che arrivano in punta di piedi, ci credi poco se non niente, e due di questi tre sono giocatori come McKennie e Cambiaso, che inizialmente non andavi a pensare come veri e propri titolari nella formazione della Juventus, e oggi per me sono imprescindibili, anzi, per come la vedo io, dovrebbero essere i due esterni titolari oggi per quello che è il lavoro che ha mostrato anche McKennie. Cambiaso è tanta roba, ha fatto un girone d'andata veramente magico, magnifico e meraviglioso, ed è una chiave tattica della Juventus impazzita, forse anche il giocatore che ci è mancato di più nell'ultima partita con la Salernitana. Fatemi sapere se siete d'accordo con me. E io anche Gatti lo voglio metterne molto bene, perché è un altro che a Reggio Emilia gli era scesa la catena, era andato un pochettino giù di testa,
è un altro di quelli che, ragazzi, quanti gol pesanti, Monza, Napoli, prestazioni di un certo tipo, un altro di quelli che non partiva proprio titolarissimo, perché l'anno scorso aveva completato la stagione da titolare, ma nella prima parte c'era stato Alexandro e anche quest'anno Alexandro aveva ricominciato da titolare. Poi quest'anno Alexandro, e guardate, facciamo così, lo metto in proprio no perché non ho tante cose da dire su Alexandro. Una decisione un po' sciagurata, antica, sul rinnovo automatico che va a complicare un po' questa stagione, e ne ho parlato nella live relativa a Thiago Jalò, quindi vi rimando lì perché sennò ripetiamo sempre le stesse cose. Magatti è diventato giustamente un titolare di questa Juventus ed è giusto che sia lì nelle posizioni più alte, perché questa non è la Juventus della tecnica, della tattica, dell'innovazione, questa è la Juventus del cuore. Quindi finché dura bene, non è una cosa che può durare negli anni. Parliamoci chiaro, una stagione come questa non è ripetibile sul lungo, è una stagione usa e getta, ma per avere queste stagioni usa e getta e magari renderle anche trionfali, si passa da giocatori come Federico Gatti ed è inutile prenderci in giro su questo punto. Poi abbiamo Gleison Bremer. Ve lo metto in bene perché secondo me non è andato male, quindi non merita la posizione più bassa, ma non merita secondo me nemmeno quella più alta, perché ha fatto fatica a partire, perché ci sono state alcune prestazioni che mi hanno fatto dire non ci siamo ancora proprio dal punto di vista della forma fisica, è un po' un diesel con quel fisico lì, poi è ripartito, poi adesso alterna prestazioni di livello a prestazioni un po' più così, però sono convinto che Bremer sia un pilastro, un punto fermo di questa Juve e già con diversi avversari abbiamo visto in azione Bremer se gli è letteralmente messi in tasca, come poi la Juve ha ricordato in un video per annunciare il rinnovo fino al 2028. Quindi Bremer, punto fermo, titolare di questa Juventus e secondo me con ancora dei grandi, grandissimi margini di crescita. Devo mettere Miretti in insomma, nonostante si sia sbloccato, nonostante sia arrivato a segnare il primo gol in Serie A con la Juve e anche il primo gol in Coppa Italia con la Juve, uno in trasferta, uno in casa, quindi sono contentissimo per lui. Però quest'anno si è visto poco e secondo me anche giustamente, nonostante questa moria generale di centrocampisti che poteva anche farci capire che avrebbe poi giocato di più, secondo me Miretti si è un po' fermato nel processo di crescita. Non lo so se è solo una mia impressione, ma tutte le volte che lo vedo faccio un po' fatica a dire che grande prestazione di Miretti, cosa che invece vedevo di più nelle prime apparizioni l'anno scorso. E secondo me le due cose sono collegate, perché Miretti forse si è un po' fermato e ha bisogno di ritrovare se stesso le motivazioni giuste per essere un calciatore della Juventus. Io quest'estate l'avrei dato in prestito volentieri perché lo ritenevo necessario, è rimasto, non sta trovando spazio, vediamo come va la seconda parte di stagione, anche perché poi un giocatore che gioca tra le linee, la Juventus l'ha riscoperto ed è Yıldız, e mi sembra che in questo momento sia decisamente più impattante rispetto a Miretti. E poi abbiamo Ealing, che anche lui va in insomma, perché l'abbiamo visto troppo poco. Il mio augurio è che possa vedersi un po' di più. Ora c'è la voce che la Juventus sia interessata a rinnovare il suo contratto a scadenza 2025, almeno fino al 2028. Mi piacerebbe, perché è un calciatore che ha delle caratteristiche che ritengo interessanti e che mi piacciono, devo dire la verità. In questo momento Costi c'è cioè un giocatore che sta facendo fatica, e se prima dicevo che secondo me Cambiaso deve giocare a sinistra e McKennie a destra, Yıldız diventa un giocatore importante e interessante anche per cambiare un pochettino le carte in tavola. Non ha fatto una bella stagione, questo è da evidenziare. Speriamo di ripartire dal gol dell'ultima partita con la Salernitana, dato che è stato decisivo. E poi abbiamo appunto Yıldız che non può andare nei top 3 per forza di cose, perché sono 3, se no sarebbe la top 4. Ma va nel gradino sotto, ha giocato poco, ancora troppo poco. Ma come fai a non dare una valutazione alta se non altissima? Questo giocatore se la merita, questo ragazzo se la merita, è veramente una stella. Uso la parola con cui è stato etichettato durante il suo ultimo gol con la Juventus in Coppa Italia. Domani, anzi oggi, perché io sto registrando il giorno prima, ma oggi, anzi no, domani, perché oggi c'è la conferenza in Coppa Italia col Frosinone, avrà nuovamente la possibilità di mettersi in mostra contro una squadra alla quale ha già segnato, in una competizione nella quale ha già segnato e è incantato, e vedremo che cosa succederà, perché Yıldız secondo me è il perno centrale della seconda parte di stagione della Juventus. E quindi ragazzi, niente,
Questa è stata l'analisi che volevo portarvi. Ripeto, se avete le vostre indicazioni sulle pagelle, fatemele sapere qui sotto nei commenti. Se volete ripubblicare questa tier list con le vostre preferenze, trovate tutto in descrizione e nei commenti. Come sempre, sono considerazioni soggettive e non oggettive, quindi è normale pensarla diversamente dagli altri. L'unica cosa che chiedo è il rispetto del pensiero altrui. Ciao belli!